Il principe Harry è rimasto offuscato quando la regina madre ha prestato più attenzione al principe William quando erano ragazzini, ha affermato un autore reale. Il biografo reale Robert Jobson ha detto che la regina madre avrebbe invitato William, che è il secondo in linea di successione al trono, a vederla a Clarence House senza Harry. Il signor Jobson ha aggiunto che avrebbe anche organizzato che il futuro re si sedesse accanto a lei alle riunioni di famiglia. L'autore reale ha affermato che tali distinzioni sono diventate una fonte di tensione tra i fratelli. Scrivendo nel suo nuovo libro William at 40, serializzato sul Mail on Sunday, Jobson ha detto, quando aveva solo 8 anni, il principe William era già abituato a essere trattato con deferenza da parte del personale reale. Inoltre, la regina madre ha chiarito quale dei due piccoli principi meritasse più della sua attenzione. Agli incontri di famiglia, la loro bisnonna chiedeva spesso che una sedia fosse posizionata accanto alla sua, quindi chiedeva che William si sedesse accanto a lei. Lo avrebbe anche invitato ad andare a trovarla a Clarence House, senza suo fratello minore. Non sorprende che il principe Harry si sia sentito messo in ombra, anche se non ha mai espresso pubblicamente dolore o risentimento per essere il bambino meno favorito. Non c'è dubbio, tuttavia, che tali distinzioni siano diventate fonte di tensione. Il duca di Cambridge è il secondo in linea di successione al trono dietro al padre, il principe Carlo. Dopo la nascita dei tre figli di William, Harry è stato ridotto al sesto in linea. Il duca di Sussex ora vive in California con Meghan Markle dopo che la coppia si è licenziata da reale. I Sussex hanno terminato i doveri reali nel marzo 2020. Per nuove vite di libertà personale e finanziaria in America, Harry e Meghan vivono a Montecito con i loro due figli Archie e Lily. Di recente sono tornati insieme nel Regno Unito per la prima volta dal Mexit per vedere la regina al castello di Windsor in rotta verso gli Invictus Games nei Paesi Bassi. In precedenza Harry era tornato in Gran Bretagna due volte da solo.